Questo primo decreto interviene andando a verificare lo stato della pericolosità rispetto alle strutture esistenti. Questa è proprio l'emergenza. È certamente un buon inizio. Sarebbe stato perfetto se si faceva qualche anno fa. Adesso invece siamo in una situazione di estrema emergenza. Abbiamo calcolato il costo di un'eventuale evacuazione repentina ed è circa 30 miliardi di euro l'anno. Noi proponiamo una evacuazione lenta, programmata. Con una minore residenzialità sarà molto più facile anche l'eruzione in corso, in maniera molto più semplice se c'è meno gente sul territorio. Il governo sembra aver preso in carico il problema dei Campi Flegrei con un decreto ad hoc. È sufficiente a garantire, insomma, l'incolumità, la salvezza degli abitanti della zona? Cos'altro servirebbe, visto che è anche il tema di questo incontro? È certamente un buon inizio. Sarebbe stato perfetto se si faceva qualche anno fa, perché adesso invece siamo in una situazione di estrema emergenza. Quando si parla, per esempio, di valutazione della vulnerabilità, assolutamente bisogna farla. L'ideale, secondo me, sarebbe stata farla senza le persone nelle case, nei quartieri più esposti. Queste sono aree che hanno sempre avuto una vocazione turistica, culturale. Dal dopoguerra in poi invece sono diventate dei dormitori alla periferia di Napoli. Quello che bisogna fare è diminuire sostanzialmente la popolazione residente, questo indipendentemente, perché comunque sono aree ad alto rischio vulcanico. Con una minore residenzialità sarà molto più facile anche l'eruzione in corso, in maniera molto più semplice se c'è meno gente sul territorio. Chiaramente desertificare improvvisamente un territorio e buttare fuori 600.000 persone, chiaramente è una responsabilità enorme sulle spalle dei politici. Questo primo decreto interviene andando a verificare lo stato, diciamo, della pericolosità rispetto alle strutture esistenti. Questa è proprio l'emergenza. Però detto questo, questa emergenza, che non è nuova, abbiamo fatto anche a New Town, no? Monteruscello, siamo abituati a soluzioni di più lungo periodo e più strutturali. È tempo che questa soluzione strutturale, a prescindere dalle manifestazioni, si programmi, si progetti. Due anni fa abbiamo calcolato il costo di un'eventuale evacuazione repentina, coinvolgerebbe 600.000 le persone in zona rossa e più eventualmente 700.000 della zona gialla, 1.300.000 persone. Ed è circa 30 miliardi di euro l'anno, 10.000-15.000 euro pro capite l'anno, quindi noi proponiamo una evacuazione lenta, programmata. Attualmente, nell'eventualità che comunque questo semaforo da giallo possa passare già arancione il preallarme o addirittura il rosso, interi quartieri vengono deportati in Lombardia, Toscana e tutte le regioni coinvolte. Noi invece pensiamo che possano essere fatte confluire in zone innanzitutto più vicine ai propri territori di residenza, quindi parliamo delle aree interne della Campania che attualmente ha subito un processo di spopolamento, ma anche sulla direttiva che prevede alta velocità Napoli-Bari, una serie di aree che potrebbero essere sicuramente considerate per effettuare un'operazione di questo tipo.